Voi pensate di aver visto tutto nella vostra vita, ma se vi dicessi che non è così, se vi dicessi che c'è qualcosa di così spaventoso che potrebbe rovinarvi il sonno per i prossimi mesi, siete pronti a vedere qualcosa che non dimenticherete facilmente? Bene, 3, 2, 1... Non dite nulla, so che sono bellissimo. Ma che mini! Hey guys, thank you so much. Ma la reazione normale di chiunque sarebbe stata questa. Ciao a tutti ragazzi. E basta da tosse. Non riesco a guardarmi, è terribile. Io sono Feng Xin a quanto pare, perché... Perché sto facendo sta cagata? Allora, volevo fare qualcosa di horror. E peggio di così, di sicuro, non si può fare. Madonna che schifo, faccio vomitare i cavalli. Che non possono vomitare, quindi sono spacciati, muoiono tutti. E nel frattempo ho una tosse ancora che gli orsi mi invidiano, perché faccio il verso migliore dell'oro. E siamo qui, in un nuovo horror. Che in realtà basterebbe già questo. Cioè, Madonna sti capelli, ma voi donne come cavolo fate? Ce l'ho sempre in gola, non è possibile. Vorrei già toglierli. Fa scassare che faccio così. Ma cos'è? È un'immagine raccapricciante. Se respiro lì, inalo. Comunque, oggi ragazzi, se non si fosse capito, siamo su un horror. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e iniziare. Anche perché vorrei togliermi questi peli pubici dalla testa. Che sono comunque più belli dei miei capelli. Guarda che fashion. Yeah. Guarda che meraviglia. Un quadro d'arte moderna. Iniziamo, dai. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Ah, proprio così? Va bene. Tanto anche io in questo momento mi sento molto fashion, devo essere sincero. C'è un bau che carino. Allora, quando si guida il telefono via, lontano. Bene, ci troviamo nel deserto del Sahara, a quanto pare, fantastico. Allora, ascolta, per esperienza... cioè, è palese che qua è successo un casino. Il capibara probabilmente è arrivato e si è mangiato il conducente della macchina. Quindi io, fossi in te, me ne andrei a stravaffanculo. Vedi tu, invece non si deve fare male perché le puzzano gli occhiali. Bene così, dai. Tra l'altro però, attenzione perché oggi è giorno. È una cosa incredibile. E fumiamo anche, ce la prendiamo con comodo. Nel frattempo arriva già Jesus Christ e t'ammazza. Sono dei piedi, giusto per capire. Non lo so, ragazzi, se ne sta andando. Forse ha ascoltato quello che le stavo dicendo e se ne è fregata altamente. Buono così. Telefono, non guardarlo. Ma come lo corre? Stai calma. In qualche modo le ha già... è uno stalker incredibile. Le ha già fottuto il numero, non si sa come. Non devi correre, vai piano con la macchina. Hai visto sotto qualcuno? È un casino. Non guarda... Allora, se la macchina va, vai. Fidati, corri. Run. Altro che don't run, ma muoviti. Metti la quinta e via. Ragazzi, è un casino. Con gli horror è sempre la solita schifezza di storia. Adesso scende e le squartano il coccige, per forza. Cosa controlli? Non hai messo sotto... Mi sa che ha messo sotto qualcuno. Forse una lepre, incredibile. Però nel deserto un po' un casino. Forse un cammello, ma perché faccio così? Il sangue più finto della storia, però... Ragazzi, dettagli, non importa. Cosa tocchi? Cosa tocchi? Toccati il teretano, veramente. Toccati il gomito. Se non c'è niente, vuol dire che effettivamente non hai preso nulla. Magari qualcuno ha sputato mentre passavi dell'aranciata e non è stanco qui. Niente, devi controllare. Proprio non c'è niente da fare. Vabbè, non c'è niente, vedi. Cos'è quel coso strano là? Ma è un pupazzo, dai, non è un problema, voglio dire. Io vedo cose in lontananza muoversi, ragazzi. Non ho un buon presentimento. Perché sto ancora registrando così? Non lo so, non fatevi domande. Ma che mini? Ma che... Perché ci sono sempre Topolino, Paperino, Winnie the Pooh? Ma che cavolo c'è? Effettivamente, inquietantissimo, devo essere sincero. Tra l'altro la macchina di prima, sbaglio, è sparita. Cioè, non ha fatto molta strada, non credo se la sia lasciata alle spalle per chilometri. Non toccare! Chi è? Ecco, dottor Han, ha detto pure lui. Però c'è, cioè, vedi, quando ti... Che brutta idea! Prendere a calci queste cose è un casino, sono possedutissimi, toccati veramente la gola. Ecco, è entrato. Perfetto. Vedi cosa succede a fermarti? Cioè, è normale, è palese. Come palese che io faccia cagare in questo momento. E anche nella vita in generale. E mo che vogliamo fa? Controlliamo, prendiamo e andiamo via.
è andata via. Ma tanto ormai è tardi, perché è entrato Jesus Christ insieme a Satana, che ti vuole fare un male fisico incredibile. Dai raga, il jumpscare sta arrivando, è proprio dietro l'angolo. Mettiti gli occhiali, sì, che così non te li metti. Vabbè, fantastico. Basta se si chiede, ti fanno male. Guarda la strada, questa si distrae ogni 10 secondi comunque. O al telefono, o guarda l'accendino. Dai, è tutto a posto, non è successo niente. È solo investito un peluche che perde sangue. Dettagli. Sì, e se succedesse qualcosa... Oddio, sto scherzando. Poteva anche non succedere nulla. Vedi a parlare. Porca cacca. Allora, è salito. È il pupazzo incredibile, eh. Ma si sa, hanno una loro volontà. Non sei pa... Ah, sì, pensa che siano le sigarette a farle avere le visioni. Giusto. Non fa una piega. Vigliacca a terra. No, no. Che cosa è salito? Stanno bussando. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ma porca cacca, non andare a guardare. Ma la vuoi usare la marcia? E te ne vai. Per favore. Ma chi è entrato? Cosa stai usando? Il crick! Stava bussando dal bagagliaio, ma io dico no. Com'è possibile tutto questo? È tutto a posto, vero? Non c'è niente! Guarda caso! Ma guarda che schifo, raga, è terribile. Adesso c'è... Oh! Oh! Va bene! Ha rotto un po' le... quelle, quindi... Depu, qui, non mi, Winnie. Mini volevo dire. Però, se appare, no? Aspetta, no way out. No. Super di inglese, non so cosa voglia dire. Allora, sicuro niente di buono, non. Oh, te ne devi andare. La prendi, la butti via. Ma cosa stai facendo esattamente? La vuoi fare, vuoi limonartela? Ma che espressione è? Don't run. Porco. Tanto ha perso una scarpa con quelli piedi, me lo stai dicendo. Niente, come ha perso, finito. Chiudiamo il cofano al Coleus. È sparita. Quindi... che co... Ah! È successa la stessa cosa a quello di prima! No! Non vede... niente! Via! C'è un mini. Si chiama mini? Ma come cavolo si chiama? È pericolosissima! Vai via! Prendi, via, scappa! Qualcosa mi dice che si sta per fermare. Non lo sapremo mai! Si è fermato, babbo. È incredibile, ragazzi. Va bene aiutarsi, però, voglio dire, è una certa, ognuno per sé. Poteva andare peggio, devo essere sincero. In realtà, solo un paio di spaventi, ma... ormai, voglio dire. E ragazzi, come sempre, noi andiamo a guardare un altro. Figurati se è solo uno. Perfetto, ragazzi, non mi interrompere, è già così. Hey, guys. Did it. So much. Che cosa è successo? Allora, intanto sto parlando di iscritti perché in live c'è qualcuno dietro, cretina. Che tra l'altro, no? Dice support, grazie mille ragazzi per il supporto. Te ne sei accorta? Salve! Ma che reazione c'è veramente? Si sarebbe più spaventato. Ho avuto un ictus, per forza. Si sarebbe spaventato di più un criceto scemo. A parte il fatto che te ne saresti dovuto accorgere subito perché hai il telefono davanti. Cosa ce l'hai dietro, voglio dire. Ma la reazione normale di chiunque sarebbe stata questa. Hey guys, thank you so much. Questa sarebbe la reazione minima. Poi ti giri, ti rendi conto che c'è qualcuno. Prendi un bastone grosso che Madonna Santa, una palma, gliela dai in fronte e muore. I recall me. Ma che cavolo vuol dire? In pratica è contenta perché è riuscita ad arrivare a 1 milione di iscritti. Complimenti. Però non te lo godrai perché stai per esplodere. Supporta, stai per scoppiare. A parte che è il ladro più gentile della storia perché le ha sfiorato la testa. Ehi! Ok, va bene. Ezio è morta, a quanto pare ha dato una cragnata sul telefono. Salve! È stato lui a... Porca! Porca! Adesso mi strangolo con i miei stessi capelli finti. Guarda, vaffan... Cioè, in realtà erano d'accordo, sta vigliacca è apparsa da dietro perché fai schifo, infame, ha chiuso l'area così pensando che attira... Guarda, veramente, è normale allora che poi... This is common, this is common. This is common. I'm in many suspicions. Cocca, ci prendo schiaffi. Ma dai, ma era necessario? Oh, this is common, please? Just to be. Allora, secondo me lui è ingrifatissimo. Cioè, tipo, le va dietro da 872 giorni. Ma lei non credo sia. Ah, sa che è tutto falso. Who is this? Chi sei?
Ma tu sto riuscendo a tradurre, ragazzi, sono fortissimo. Che cosa? Jackson che? È morto. Allora, bene, fantastico. Jackson, okay? Stai bene? Non credo. No, lasciare il telefono e portatelo, che devi chiamare i vigili del fuoco e chiunque. Allora, o è qualcuno che le è andato a pulire casa e si mette il guanto, giustamente. Oh, è un casino. Mi sa che insieme al tuo amico che ha fatto finta di essere là è entrato veramente qualcuno. Ecco, credo non stia riposando. Potrebbe anche essere, però. Non ti suona strano che un minuto fa stava bene e adesso è per terra, vero? Jackson è morto, perfetto. Facciamo il video. Che cosa? Che Madonna, raga, ma sono io con i capelli biondi, però. Raga, è fantastico oggi, è tutto meraviglioso. È bellissimo. È proprio la fa. Ecco, mi sa che qua è il problema, eh? Poi fai tu. Che cavolo vuoi? Cosa vuoi dalla mia vita? Is another prank? E non è un prank, mi sa. Orca! Ha detto non devi prendere in giro i tuoi fan. Giusto. E te lo sei meritato. Nel senso, voglio dire, però, non è che devi prendere in giro le persone che ti stanno guardando in live per ore. Devi fingere che cosa poi? Ragazzi, oggi sono veramente contento perché mi sono spaventato relativamente poche volte. Che schifo. Anche qui diciamo che la reazione dovrebbe essere leggermente diversa, no? Tu vedi qualcuno per terra così. Non è che ti avvicini a Kamal. Non prendermi in giro. Ma che Jackson? Ma non lo vedi? Un secondo fa era lì a chiederti vuoi mangiarti la carbonara. Adesso è per terra accasciato. Secondo te cosa vuol dire? Adesso sei sincera però, eh? Che vogliamo fare? Get away from me. Sì. Get away from me. Chissà cosa vuole, eh? Con un coltello in mano vuole tagliarti un pezzo di mortadella, probabilmente. Ma io veramente. Te la sei cercata. Però veramente sono soddisfatto oggi, eh? Forse non dovrei essere soddisfatto, quello è il problema. Ragazzi, che dire, è stato orribile. Non tanto per i video che ho guardato, ma perché ho registrato così. Non so perché sono rimasto così in realtà. Cioè, doveva essere soltanto l'intro, poi mi sono piaciuta e sono rimasta così. Perché sto parlando al femminile? Non lo so. Detto questo, come sempre, prima di... prima fatemi sapere se vi è piaciuto il video. Cosa improbabile in questo stato. Poi, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Henry the Best, Teresa Scala, Laura Zappala o Zappala. Madonna, ragazzi, vi chiedo poi... Facendo i video così pretendete anche che io riesca a dire bene il vostro nome, non è possibile. E Gabriele Tongiani. Ciao ragazzi, è il VC3 di oggi. Teresa Scala, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. In descrizione troverete anche Instagram, quindi mi raccomando di andarmi a seguire perché tanto è gratis. E iscrivetevi anche al canale, perché è gratis anche quello, quindi... Mi raccomando, eh? E noi come sempre ci vediamo a un prossimo video, magari senza questi. Vi chiedo scusa comunque, veramente. Ciao ragazzi!